Ma purtroppo hanno confermato quello che da 2 anni e mezzo denunciamo rispetto al lavoro di questa giunta regionale, in particolar modo del presidente Marsiglio. Dopo 10 anni i livelli essenziali di assistenza in questa regione scendono. E voglio anche ricordare che questi dati sono quelli pre-Covid, quindi non c'entra nulla il Covid e ovviamente rispetto ad altre regioni siamo tra quelle che per la prima volta dopo 10 anni scendono. Noi abbiamo denunciato che senza un programma, senza la governance, senza la programmazione dell'offerta delle prestazioni, sia sulla rete ospedaliera che quella della prevenzione, che la rete territoriale, questi sarebbero stati i risultati. Purtroppo attendiamo anche sul fronte della mobilità passiva una migrazione più consistente degli abruzzesi che deve rivolgersi a strutture, che debbono rivolgersi a strutture fuori regione, perché purtroppo anche in questo caso manca la programmazione. E allora dopo metà legislatura bisogna fare appello al governo regionale: correte ai ripari, non potete lasciarci gli atti di programmazione addirittura della legislatura precedente e recuperare tutto il tempo perso in questi 2 anni e mezzo.